Ciao a tutti e benvenuti sul canale di My Beauty Routine, e-commerce di cosmetici coreani. Io sono Alessandra e oggi parliamo di un ingrediente molto caro alla cosmetica coreana e non solo, ovvero la bava di lumaca. Vi sareste chiesti anche voi, ma cioè perché la bava di lumaca nei cosmetici? Io perlomeno me lo sono chiesta. Allora adesso facciamo il momento folklore e vi racconto una bella storiella e non so onestamente se sia vera, però è abbastanza carina. Allora, fatto sta che nel 1980 in un'azienda di elicicoltura, ovvero un allevamento praticamente di lumache a scopo culinario destinato al mercato francese in Cile, i lavoranti hanno scoperto che, cioè, si sono accorti che le loro mani, che venivano appunto a contatto con la bava di lumaca, erano particolarmente morbide, soprattutto le ferite si cicatrizzavano e guarivano molto velocemente. Hanno cominciato quindi a fare degli studi e di lì hanno capito che le varie virtù della bava di lumaca, la sua composizione chimica, poteva essere utile anche in cosmetica. Di che cosa è fatta praticamente la bava di lumaca? Allora, la bava di lumaca innanzitutto è la secrezione appunto della una mucillagine, la secrezione della lumaca, quindi un muco polisaccaride. Cosa contiene al suo interno? Contiene degli ingredienti, andremo a vedere, che poi noi troviamo spessissimo anche nelle formulazioni dei vari cosmetici. E innanzitutto, allora, ovviamente il contenuto è in forme variabili perché sono dei contenuti naturali, insomma, che sono, ci sono quindi anche la loro percentuale all'interno in forma variabile. E allora, l'acido glicolico, che sappiamo tutti, appunto, è un alfa idrossiacido, quindi comunque ha un potere sfogliante, depigmentante, rigenerante del turnover cellulare, quindi anche ha un potere proprio di cicatrizzazione, di levigante, diciamo. E l'allantoina, che è un potente antinfiammatorio, cioè antirossore, sfiamma praticamente, e inoltre anche promuove sempre la rigenerazione cellulare. Poi proteine in varie misure, che possono essere l'elastina o anche il collagene, quindi sempre a nutrimento e a promozione dell'elasticità della pelle. Peptidi, che hanno una funzione seboregolatrice, quindi di normalizzare la produzione del sebo, ma anche di promuovere l'elasticità, e anche vitamine, che hanno una funzione comunque di nutrimento antiossidante. Quindi capiamo bene, per tutta questa serie di virtù, la bava di lumaca può essere, come io amo definirlo, un ingrediente molto trasversale, cioè che va bene un po' per tutti i tipi di pelle, ovviamente in base a come viene inserito all'interno dei cosmetici e in che percentuale è nella formulazione. Ovvero, è consigliata per esempio nei trattamenti sia di pelli acneiche, perché ha una funzione di regolarizzare il sebo e anche di normalizzare, cioè di sfiammare proprio, di togliere le infiammazioni, ma anche nel trattamento post-acne, perché ha un potere cicatrizzante o comunque levigante. Passatemi sempre i termini, nel senso che non vanno via le cicatrici dell'acne, non vanno via le macchie, non vanno via le rughe, però aiuta a migliorare l'aspetto della nostra pelle. Infatti è ottima anche per pelli senescenti, magari che hanno delle macchie o che soffrono di secchezza, che hanno una perdita di elasticità, perché attenua rughe di varia natura. Queste indicazioni che appunto vi sto dando, ovviamente non trovano una vera e propria conferma nella ricerca scientifica. Sono stati fatti degli studi, però ovviamente gli scienziati, i ricercatori mettono le mani avanti, perché dicono: la bava di lumaca in sé ha delle caratteristiche, delle peculiarità, però poi viene lavorata e inserita nelle formulazioni cosmetiche, quindi non è detto che poi porti quei benefici che promette. Quindi andremo poi infatti a vedere, e vi lascio anche tutti i link sotto in descrizione, i prodotti che ne contengono in alte percentuali. Cioè, per non saperne leggere né scrivere, diciamo così, noi cerchiamo sempre un cosmetico che ne contiene in alte percentuali, per cui e poi lo proviamo sulla nostra pelle e vediamo se ha comunque un buon effetto e la nostra pelle migliora. Per quanto riguarda la lavorazione della bava di lumaca, allora io ho sentito delle cose veramente assurde, cioè nel senso che addirittura che l'estrazione di questa bava viene a mezzo
bollitura, cioè l'animaletto viene bollito neanche dovessimo mangiarlo. E boh, non so, io però penso che se viene fatta questa pratica, a parte che appunto perdi la fonte della tua produzione di bavero macca, ma è proprio, cioè non credo che poi si conservino bene i principi attivi una volta che viene bollita. È vero, è che viene estratta, filtrata, ripulita e anche sterilizzata, però con un'altra, ovviamente con, tra l'altro poi sono coperte anche da brevetti queste varie lavorazioni, però comunque non penso che poi che avvenga una cosa così drastica. Tra l'altro le aziende cosmetiche si stanno prodigando a dire che l'animaletto non viene, non subisce insomma dei danni o comunque non ha sofferenze. Insomma, e poi comunque vero è che ci sono anche delle aziende che pare che per estrarre più mucillagine, più secrezione, adoperino delle radiazioni ionizzanti, delle centrifughe, insomma, mezzi magari non proprio consoni, non proprio etici. Questo però noi, io qui si aprirebbe un ginepraio e io onestamente alzo le mani, non ne sono sicura, non posso garantire per la lavorazione di altri. Vero è che l'allevamento di lumache esiste da sempre e perché fa parte dell'alimentazione di moltissime culture in tutto il mondo. Sappiamo quindi che comunque l'uso cosmetico è legato anche all'uso alimentare. Allora, adesso vediamo qualche cosmetico che abbiamo sul sito My Beauty Routine, che abbiamo selezionato perché che contiene appunto bava di lumaca in altissime percentuali. Allora, ci sono, lo potete trovare in diversi cosmetici, nella fattispecie tutta la linea questa di Benton, la Snail Bee, l'Essence, questo è lo skin e il tonico, in combinazione appunto bava di lumaca e veleno d'api. Veleno d'api ugualmente sono dei peptidi che mimano la funzione del veleno d'api, che è una funzione simil-botulinica e di sebo regolatrice, comunque anche di promozione dell'elasticità. Poi un'altra cosa che forse non vi ho detto, che ugualmente in base al tipo di formulazione proprio del cosmetico andrà bene sia appunto per pelli normali, secche o miste, perché poi viene bilanciata dagli altri ingredienti della composizione, ovvero agenti filmogeni per le pelli più secche e che hanno perso comunque l'elasticità, oppure agenti purificanti, sebo regolatori, per le pelli invece magari grasse o che un po' più impure e miste. Ad esempio, l'Essence questa di Cosarax, vi ripeto sempre, già non vi ripeto, dico i nomi perché tanto vi lascio tutto sotto. Questa è molto molto asciutta, però comunque ha sempre un effetto molto levigante e anch'io la uso, che ad esempio una pelle che comunque tende a diventare secca, soprattutto in inverno, però ho notato che proprio c'è veramente questa promozione dell'elasticità, perché comunque la pelle è normalizzata, non è né unta né tira, è normale, come dovrebbe essere una pelle in buona salute. Ve la faccio vedere così considerate che vedete come fa, cioè, tutte le preparazioni con la bava di lumaca fanno questo. Fanno un po' la colla praticamente, vedete? Però questa ho notato che a differenza di molti cosmetici anche occidentale, adesso non è per parlare male, però insomma, molti cosmetici occidentali non viene assorbita, cioè la pelle non li assorbe, rimane come una patina appiccicosa. Io la maggior parte di quelli coreani che ho provato, cioè questa sensazione non accade, perché vedete? Asciutta, completamente asciutta praticamente. Però la pelle è liscissima, cioè è una sensazione veramente molto molto gradevole. Altro famosissimo, sempre della linea, questo è da quanto praticamente finito. La Snail Bee Ultimate Serum è l'ultimo nato in casa Benton. Ugualmente questo siero qui è fantastico perché ha un potere levigante, asciughi i brufoletti, l'impurità calma i rossori, in combinazione col tea tree, quindi va anche a fare una funzione antibatterica normalizzante, quindi è fantastico per le pelli miste e impure. Poi abbiamo la linea sempre questa di Mizone, occhi e ovviamente viso, idratante.
Qui è contenuta in alte percentuali, combinata spesso con, cioè in questo caso, con la niacinamide, che ha, ugualmente ha una funzione depigmentante, antimacchia, illuminante e seboregolatrice. Un'altra che ho scoperto adesso, perché questo qui non, veramente ve lo dico, onestamente non le davo di dire. In realtà ha un inci molto ben bilanciato, molto ben fatto. Io pensavo che fosse più per le pelli tendenti al secco, in realtà è super super asciutta, nonostante al suo interno abbia sia diversi oli, olio d'oliva e poi anche burro di karité. Me la faccio vedere, guardate, è proprio, sembra, in realtà sembra più acquosa, quasi gel, ed è sempre questa, vedete? Non so così, però è semplicemente una cosa che poi passa subito, insomma. Allora, guardate, la metto, guard cioè, è fantastica perché subito è molto morbida e poi non appiccica. Cioè, vi giuro, cioè, non so, magari se qualcuno ha avuto esperienza me lo dica, ma con magari altre cose con la base di lumaca, però quello che ho provato io è sempre super appiccicoso. Invece questi prodotti, perché secondo me loro la sanno lavorare veramente molto bene, l'ho sempre detto, io cioè, penso che l'abbiano inserito loro per primi, i coreani per primi all'interno della cosmetica, e poi dopo tutti ovviamente dietro. E trovo che sia proprio veramente una cosa fantastica il fatto che non sia appiccicosa. E quindi questa crema qui, di Secret Key, che è la Black Snail Original Cream, questa io mi sento di consigliarla anche le pelli da normali a miste, perché comunque lascia la pelle molto molto asciutta, non c'è questo effetto appunto di un tume, di untuosità. Un'altra crema che invece questa non ne ha in altissime percentuali, però è combinata con altri idratanti e con l'estratto di ginseng, quindi, e anche le particelle d'oro. Questa infatti ha un effetto più, come si può dire, che cioè, ti lascia la pelle se anche avete bisogno di avere la pelle molto luminosa, e comunque magari non è proprio specificatamente per le pelli impure, ma comunque ha un'azione anti-age, levigante e illuminante. Questa di Skin 79, vedete? Cioè, questa è più, si vede che è più oleosa, vedete la pelle come, comunque la sensazione è più oleosa. Però comunque è sempre molto piacevole, lascia la pelle più elastica, diciamo. Perché ad esempio, per un'altra crema, che questa di Miso, ve l'ho fatta vedere prima, questa invece io solitamente la uso di sera perché a me l'effetto un po' liftante, tirante, non mi piace per il giorno, mi piace avere la pelle più morbida, però ho notato che mettendola di sera, di notte, poi magari mettendo anche una sleeping mask, si vede la mattina che non ho quell'effetto unticcio di pelle sporca, la pelle è proprio normalizzata e però è molto molto compatta e molto liscia, proprio levigata, e questo è un effetto che onestamente dopo una certa età piace molto. E vi ricordo poi che ci sono tantissimi altri prodotti, sempre con la bava di lumaca, appunto anche inseriti nelle maschere, delle sleeping mask, maschere per la notte, che potete usare anche come crema da notte. E bene, penso di avervi detto tutto, e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!